Adesso parliamo di arte con Lilletta Fornasari. Continua con grande entusiasmo e anche serietà la serie di esposizioni curata da Daniele Villicana e da Maurizio D'Annibale presso lo spazio espositivo Via Cavour 85. È questa l'occasione per parlare della mostra personale di Carlo Fontana, artista nativo di Napoli ma operante e abitante a Trieste. Un artista che vanta una carriera molto importante e che ad Arezzo fino al 14 luglio espone gli ultimi lavori, lavori che sono caratterizzati come sempre da una forte luce, da una luce napoletana, solare, mediterranea, che scandisce i volumi, ovvero sono due i modi con cui scandisce le forme. Da un lato una divisione della superficie di fondo con spicchi coloratissimi. Da questi, utilizzando pochissimo il nero, emergono le forme di una quotidianità, ovvero oggetti abituali, dalla caffettiera all'immagine più tipica appunto di un oggetto qualsiasi. In alcuni casi emergono anche soggetti sacrali importanti, ma letti con la stessa angolazione. Una mostra quindi interessante che porta ad Arezzo per la prima volta un artista che in molte altre città d'Italia vanta appunto di aver già avuto personali importanti.